paddock gremito, motori al massimo della potenza allo spegnersi del semaforo, bagarre, giovani piloti di belle speranze e personaggi di caratura mondiale, Kevin Manfredi impegnato nella 600, gare tiratissime per conquistare il primato e difendere la posizione, due giorni intensi per il round 2 dei trofei MP Dynasty Exhaust. Ancora una volta lo show è servito in un caleidoscopio di colori, profumo di benzina con sottofondo la musica dei motori. Un torneo per tutte le età, dai giovanissimi della Mini GP ai piloti esperti della 1000, con un unico denominatore: passione, adrenalina e divertimento. Il circuito di Varano, incastonato nella Valceno come arena per i protagonisti della sfida 2020. Siamo pronti a spegnere i semafori e a far scorrere l'adrenalina! Griglia di partenza che si sta ultimando in vista della CRV in quel di Varano, con la pole position stampata da Super Venezia, che ha chiuso in un tempo stratosferico, addirittura in 1:09.842. La seconda piazza viene ricoperta in maniera abbastanza importante da Bisconti, che ha chiuso con un margine praticamente di 5 decimi rispetto al pole man Venezia in 1:10.360, pronto a battagliare per quello che sarà una grande sfida. A chiudere la prima fila c'è Luca Maggio che ha chiuso in 1:10.751. Attenzione, perché Luca vi stupirà e potrete incontrarlo successivamente, ma non vi voglio dire dove. La seconda fila si apre con Super Andrea Tomio, 1:11.263, un po' distaccato dalla prima fila. Andrea, sappiamo che è una vecchia volpe, avete imparato a conoscerlo, il mio compagno di Marachelle durante le varie interviste, durante le varie gare. E al suo fianco abbiamo Sgariboldi, che ha chiuso in 1:11.566. A chiudere la seconda fila c'è Perego, che ha chiuso in 1:11.611, 50 millesimi di distacco dalla quinta posizione di Sgariboldi. Cosso Camera ad aprire la terza fila in 1:11.884, Mardegan molto staccato, più di 5 decimi, 1:12.348, Bossotto 1:12.765, ulteriori 4 decimi tra l'ottavo e il nono. La Kin invece molto vicino a Bossotto, sono praticamente 70 millesimi, anzi è uno il decimo che lo divide dallo stesso La Kin, quindi tra la nona e la decima posizione 1:12.862, De Maria in undicesima 1:13.166, molto stacco tra De Maria e lo stesso Trucco, che è dodicesimo, a chiudere la quarta fila in 1:13.810. Di Giacomo apre la quinta fila in 1:14.131, molto vicino a Gherardi, che ha chiuso in 1:14.144, ci sono praticamente 17 millesimi di distacco. Molto più distaccato invece Sani in 1:14.660. Ad aprire la sesta fila abbiamo Bruno 1:15.309, poco bello 1:15.932, poi qui davvero distacchi considerevoli per Biasiolo, che chiude la sesta fila in 1:20.807, la settima fila che si apre con Regen 1:20.907, Ortu 1:24.156, che hanno avuto sicuramente evidenti problemi nel setup della moto e che speriamo possano dare tantissimo in gara. A questo punto non posso far altro che dare la linea a Milo per le classiche interviste pre-gara, sperando di gustare una sfida interessantissima che potrebbe vedere tantissimi colpi di scena. Noi ce lo auguriamo, ce lo aspettiamo, ci vediamo tra poco qui in quel di Varano. Siamo con Luciano Bisconti, pilota vincente del primo round, vediamo come ha intenzione di affrontare la gara di oggi. Allora, sarà una gara sicuramente, penso, attendista. Le qualifiche sono andate molto bene. Abbiamo avuto un paio di cose che abbiamo dovuto sistemare perché non funzionavano, però mi aspetto una gara dove sicuramente ci sarà una dura lotta con Venezia, che conosce molto bene la pista, va forte, comunque lui che porta avanti ancora ormai da anni
è al comando di questo campionato, cercheremo di dargli il filo da torcere e cercheremo di portare la gara insomma nella miglior posizione possibile. Insomma. Ma ritieni di avere la moto al 100%? La moto è al 100%, sì, noi abbiamo trovato un piccolo problema ieri e adesso faremo una modifica, abbiamo fatto una modifica per la Q2 e faremo una prova e vedremo un attimo di affrontare la gara in miglior modo. Con Stefano Cosso Camera, secondo classificato al primo round, a lui vogliamo chiedere chi è l'avversario più temuto di oggi. Ragazzi, in qualifica io non sono andato bene perché ho avuto dei problemi tecnici alla moto e quindi non sono riuscito a spingere quello che volevo. Ho fatto solo due giri, il terzo abortito e andato per le fasce. Niente, Venezia e Bisconti girano bene, però devo solo un attimo prendere confidenza con moto nuova e siamo lì. Riusciamo a girare con i loro stessi tempi, riusciremo. Ma la moto è al 100%? Abbiamo appena cambiato i dischi perché sono rimasto senza freni sia il weekend scorso dove ho preso un faccione pesante, dove ho purtroppo portato a casa sì una seconda posizione per una caduta di William, e però abbiamo lottato tutto il weekend con i freni e l'abbiamo ritrovato di nuovo in questa data qua, che i freni su questa moto non vanno, c'è qualcosa che non funziona. E abbiamo provato a mettere dei dischi da 6 mm e ricambiato tutto l'impianto e speriamo che si freni. Da prendere un attimo di confidenza perché ragazzi, così non va bene. Incontriamo per la prima volta Sani Nicola della categoria CRV. Vogliamo conoscerlo, facciamoci raccontare qualcosa da lui. Salve, prima esperienza per me. Penso di essere il novellino del CRV. Quindi per me è tutto nuovo, tutto bello, emozionante, mi sto divertendo molto, è la seconda gara che disputo e quindi ecco, va bene così. Beh, nonostante le primavere comunque vedo tanto entusiasmo. Sì, no, per questo anzi non vedevo l'ora in questa pandemia che ci ha fermato, che ci ha lasciato a casa non potendosi allenare e tutto quanto, ecco, meno male che siamo partiti. È un piacere incontrare ancora una volta anche quest'anno Andrea Tomio, prima gara del MES. Ciao Andrea, come va? Bene, tutto bene, dai, siamo tornati. Il primo appuntamento non sono potuto venire perché ero impegnato al National Trophy e sono contento di tornare qua perché è sempre un bellissimo ambiente, con tanti amici, molto alla mano e davvero, davvero sempre molto piacevole. È un piacere anche per noi, allora. Grazie. Buon lavoro e a più. Grazie, ci vediamo più tardi. Ciao. Sì, buonasera, qui abbiamo il pole man provvisorio per il secondo round del CRV Piemonte, categoria 600 Expert, nonché capoclassifica provvisorio per quanto riguarda il campionato. Presentati, caro. Mi chiamo Luca Maggio. E niente, il primo anno che sto provando con questo trofeo che ha le gomme Michelin, che per me sono nuove e devo dire che non pensavo. Mi trovi? Perfetto, che dire, allora per il momento salutiamo Luca, che lo ringraziamo per aver creduto nel nostro progetto e ringraziamo gli sponsor e grazie ancora e a domani, in bocca al lupo per domani Luca. Crepi. Bentornati dal circuito di Varano, qui al mio fianco una presenza di eccellenza, Luca Maggio. Ciao, sono Luca. Luca, allora come andiamo? Guarda qui, anche perché la cosa interessante è che ti autocommenterai. Adesso vediamo come vado perché bisogna capire. Ragazzi, è emozionato, prova del 9, sventro la bandiera verde, bandiera rossa, stanno per accendersi quelli che sono le luci, ecco qua, giù, si parte. Luca, io tra un po' ti chiederò come sei partito, perché questa è la cosa importante, anche perché ai nastri di partenza Venezia in pole position, Bisconti, tu Luca stesso che eri terzo, quarto Tomio, quinto Sgariboldi, sesto Perego. Guardati qui, siamo proprio live con te. Che tipo di gara è stata? È stata... Guarda, voi non lo sapete, lui qua da solo fa... Che gara, non mi raccontate il proseguo della gara, che partenza è stata? È stata una partenza, che intanto Tomio mi ha passato, che è una mannaggia cosa Tomio, no, mannaggia! Non andrebbe bene, In partenza Tomio ha scavalcato evidentemente Luca Maggio. Sì.
Ma noi adesso, guarda qua che bella inquadratura, Luca. Tra l'altro, dopo ci soffermeremo, indugeremo, anche perché di solito è consuetudine aspettare il primo giro per farci anche un'idea di quello che è stato. Tantissime moto. Prima domanda, l'usura delle gomme. C'è usura in gare come questa? L'usura c'è, però devo dire che con questa gomma si riesce anche a fare la gara dall'inizio alla fine con le stesse prestazioni. Dipende se uno l'ha cambiata prima della gara, c'è chi la cambia per andare sul sicuro e c'è chi invece per motivi economici può andare. Eccoci qua, Luca. Primo giro completato, Visconti, sì, scusatemi, Venezia, Visconti, Tomio, Maggio, Sgaribaldi, Perego. Tu, ad esempio, hai detto gomme bene, anche l'usura, tanto siamo con Cossio Camera che si trova in settima posizione, che sta cercando di scavalcare in qualche maniera Perego, che è molto lontano, proprio lo stesso Cossio Camera non era contento, ha detto male la qualifica, posso decisamente migliorare, il passo di quei due davanti è un passo difficile. Tu mi confermi che nei primi giri è stato difficile stare dietro a Venezia e Visconti? Sì, Venezia e Visconti sono la parte della gara che fa la mille, diciamo, quindi andare a loro... dritto, l'hai visto? Guardalo lì, incredibile, dritto, è un po' esagerato. Qui intanto siamo con Sani, prima esperienza, felicissimo, diceva, per me è tutto nuovo, un'esperienza nuova, contentissimo di partecipare a questa tipologia di gara. Prima gara non la scordi mai. Eccoci comunque qua. Comunque vada, non la scordi. Eccoci qua. Prima abbiamo visto primo piano di Venezia partito davanti e sta confermando Venezia, staccandosi. A bomba. A bomba Venezia, come dice il nostro Luca Maggio. Mentre viene ultimato il secondo giro, eccolo qua. Luca Maggio prova a cercare subito. Eccolo lì. E qui fa un versetto perché riesce a strappare con la forza la terza posizione a Tomio. Luca, bravo, hai fatto un bel sorpasso. Sì, sì. Hai sfruttato sì. bene la scia? Lì sì, si esce dall'ultima curva. Chi riesce a uscire meglio può avere un po' di velocità di punta sul dritto in più. Qua ci sono riuscito, diciamo. Grande, grande sorpasso da parte di Luca Maggio. Qua mi ha ripassato. Ai, Tomio lo ripassa, ma di nuovo! Luca Maggio, mamma mia che sfida, ragazzi! Non abbiamo scelto a caso Luca Maggio per commentare questa gara, perché i due se la sono data, se le stanno dando di santa ragione. Sta gara Tomio è andato forte. Eccolo sì. qua, Luca Maggio alle spalle sempre di Andrea Tomio, sta cercando di prendergli la terza posizione. Ti chiedo, ecco, prima mi stavi dicendo un po' della distinzione, facciamo un po' per me che sono un po' un profano di questa tipologia di classe, un po' mi spieghi un po' quali sono le caratteristiche? Che tipologia di moto corrono? Allora qui è una categoria mista perché facciamo la gara insieme, ma ci sono le 1000 e le 600. Diciamo che su queste piste qua, che sono relativamente corte, non c'è poi tutta quella differenza che si può fare su una pista come il Mugello, Misano e via dicendo. Quindi niente, si corre lo stesso insieme e ci si diverte. Se riesci a stare appresso a uno di questi qua è anche una bella soddisfazione. Ah, tu dici ce le si dà in maniera sportiva, ce questa è la cosa dà, importante. Sì, sì. Però nel rispetto, naturalmente, no, di quello che è sempre. Questa competizione, però è molto importante sottolineare come questa competizione abbia raggiunto livelli abbastanza importanti. Sì, perché comunque sì. girano anche dei piloti che sono, io ho visto, curriculum di tutto rispetto. Sì, sì, questa domenica qua. Quindi anche fare un po' di marchetta, caro mio Luca, anche a chi produce il tutto, non è che possiamo stare qua a fare traluce vino. O sbaglio? Qui siamo con Di Giacomo che sta cercando di scavalcare Gherardi. Intanto qua ti chiedo, Luca, Venezia e Visconti, però in questo caso mi confermi, e tu, chi se non te, dalla pista hanno fatto il solco? No, allora questi due son forti. Qua a parte la moto, che vabbè, quella per forza è più veloce, però io li conosco, Venezia e Visconti, sono due che vanno forte, quindi poco da dire. Ah no, se ne sono andati. Sì. Tra l'altro, Luca, voglio ricordare come ci hanno arrivano delle comunicazioni dall'alto, come giusto che sia, che il CRV non è un torneo ma un campionato regionale, che è riconosciuto dal CONI, quindi chi vince questa competizione in una delle classi è campione regionale per tutto l'anno solare, e il CRV, come dicevi tu, accorpa le 600 e le 1000, esatto. Che è una cosa molto importante. Si parlava di Michelin. Questa è la gomma, Michelin, me lo confermi? Io è il primo anno che le uso e devo dire che non pensavo,
una gomma che ha un bel grip performante. Eccolo qui ancora Luca Maggio, ancora sfrutta la scia variante. Voi non lo vedete, ma lui sta ridendo come un pazzo, esultando ad ogni sorpasso. Super Luca Maggio, con rispetto, questo è chiaro, con rispetto dell'avversario, in questo caso di Andrea Tommio, che è l'altro mio compagno che mi sta aiutando con le telecamere, che quindi abbiamo deciso di fare per par condicio un po' uno, un po' l'altro. No, è forte, mi parlavi forte, delle Michelin. Tommio. Michelin non pensavo, e invece devo dire che hanno un bel grip, perché ho corso svariati anni con... Guarda lì qua, guarda, siete animale. Sempre voi due, sì, ancora Tommio su Maggio, sì. Mamma mia, ma quanto ve li state dando, di santa ragione, sì. Qui è un po' più arrabbiato, ragazzi. Luca Maggio non sembrava così vicino. Non sembrava così vicino. È anche bello rivedersi e commentare questa gara. Intanto siamo live con Visconti, che sta cercando di tenere il passo di Venezia. Visconti, ad esempio, pre-gara diceva: Luca, gara dura, sarà una gara attendista, spero di riuscire a tenere il passo di Venezia. Ma Venezia qua veramente sembra ha fatto un po' la differenza. Però anche Visconti l'ho visto girare, uno che va forte. Uno che va forte. Se, uno se la forte. Giocheranno anche loro a Cervesina, che la assolutamente ne parleremo dopo. Tra l'altro ricordo sempre che il CRV è organizzato dal Motoclub TTN Racing Club di Novara, che oltre al CRV Piemonte promuove l'Ice Trophy, che è un qualcosa che riguarda la guida sicura. È molto importante questo. Il corso di guida sicura si svolgerà sabato 10 ottobre. Sul ghiaccio? Esatto, guardate qua, abbiamo una persona che è informatissima. L'hai risorpassato di nuovo. Sì, è ancora lì. L'ha risorpassato di nuovo. Super Luca Maggio lo ha risorpassato di nuovo, ragazzi. Questi se le stanno dando di santa ragione. Anche perché poi, eccoci qua, riguardiamo la partenza. Luca, non sei partito malissimo, anzi hai affiancato Visconti. Poi che è successo? Ho scoperto, sì, che tra l'altro chi parte largo riesce poi ad infilare meglio. Sì, con questa pista qua forse partire largo non è neanche male, sì. Sì, qua ho avuto lo stacco della frizione un po' meglio, però poi qualche cavallino in più l'ho fatto da andare davanti. Poi vabbè, non ci dovevamo ammazzare al primo giro, quindi... Esatto, qua intanto siamo con Sandro Di Giacomo. Un po' di giri ci sono. Tu qui conosci qualche pilota, mi hai detto che conosci Tommio. Siete due esperti navigati. Sì, anche il CBR questo qua di... esatto, che ne conosce un po', sì. Evidentemente è una bellissima gara per noi che la stiamo commentando. A questo punto, visto che abbiamo diversi replay, ti chiedo, Luca, la difficoltà, visto il periodo che abbiamo attraversato. L'ho chiesto anche ad Andrea Tommio, è stato molto onesto nel dirmi difficile riuscire a prepararsi nella maniera giusta, difficile. Però tanto bravi gli organizzatori ad allestire tutto. E io volevo ringraziarli, perché adesso stiamo facendo per scherzare, no. Però questo è un momento interessante, perché l'abbiamo sottolineato anche nelle altre puntate, neanche nelle altre varie gare. Sono sfaccettature importanti queste. Noi non pensavamo neanche di correre. Poi quando ci hanno detto: guardate che possiamo far qualche gara, c'è da ringraziarli, perché hanno tenuto in piedi il giochino nostro. Noi siamo lì a giocare, è un bel andare così. È bello commentarti, perché c'è anche una qualità importante. Però ti chiedo, la preparazione che avete avuto, tu ad esempio come ti sei preparato? Mentre vediamo degli slow motion fantastici da parte della regia, che ci aiuta anche a indugiare ad esempio sulle gomme, sul circuito. Ti dicevo, come ti sei preparato? Non a questa gara, ma durante il lockdown. Quanta difficoltà c'è stata? Nel lockdown ero solo triste, non mi sono preparato per niente, ecco. Poi siamo partiti, appena mi hanno detto che si poteva correre. Di Giacomo, sì. Questa è un Aprilia 1000, dovrebbe essere. Sì, quando ti hanno detto che ci si poteva preparare. Si poteva preparare, ho fatto una settimana di pesi e sono andato. Ah, ti sei buttato. Sono il più professionista del mondo, diciamo. Però la voglia di andare è talmente tanta qua, che quando ce l'hanno detto è stata una bella notizia. Bandiera blu. Partiamo. Bandiera blu. Bandiera blu. Vuol dire, sì, Luca, che vuol dire che Venezia sta facendo un altro sport. È un doppiaggio, sì. Cavoli, sesto giro, adesso è iniziato il settimo giro. Per essere già doppiati al settimo giro, vuol dire che stai veramente facendo un altro sport. Sì. Sono andati fortissimo. Intanto Maggio davanti a Tommio, e Luca Maggio, non vogliamo dirlo, ma sta veramente spingendo come un dannato. Terza posizione per Luca Maggio, quarto Tommio. Intanto andiamo live con Visconti, che si trova in seconda posizione, mischiato in qualche doppiaggio penso che estremo. Però rinuncia a passarlo, passerà adesso. No, che qua ha perso del bel tempo. Diciamo che ha perso bel tempo, attenzione, perché anche qua tu, Luca, sei con la difficoltà di doppiaggio.
piatti, soprattutto quando è dietro un'altra moto, diventa importante che lasci uno spazio a te, pilota. Dipende da dove lo trovi. Se riesci ad avere la fortuna che lo trovi in rettilineo, passi secco e quello dietro si dovrà adattare. Costo camera, qua intanto c'è una bagarre clamorosa con Sgariboldi, sì, non riesce a farlo passare ancora. Costo camera sta cercando di infilarlo per il quinto posto. Voi dovete godervi lo spettacolo di Luca Maggio che sta muovendo la testa in base a dove fanno la curva. E questo, se non sei un professionista te, chi è un professionista? No, e qua o sei primo o sei ultimo, quella posizione vale troppo. Lotta, bagarre, a volte ci... Ai! Che succede, lungo, Visconti? Lungo da parte di Visconti, vediamo lungo. Se riesce. Sì, penso abbia talmente tanto distacco da te, Luca, e da Andrea Cogno. Sì, può stare tranquillo. È stato tranquillo, però vedi, ad esempio, ti chiedo, la difficoltà nel fare un errore mentre sei in solitaria lo avrebbe pagato se fosse stato più vicino? Cioè, doveva risorpassarvi poi, e mancano due giri. Sì, qua fortunatamente era da solo, non è successo niente, però la sua testa diceva dove recuperare. Errore di concentrazione, in questo momento. E quando sei impiccato che vuoi andare a prendere quello davanti, è normale che sia così, è anche Mamma bello mia. Che sia così. Scavato un solco Venezia che evidentemente si appresta a vincere una gara sul velluto dove non ha mai dovuto effettivamente combattere per la propria prima posizione. Abbiamo visto tanti piloti, prima parlavo di Sani Nicola che è la prima esperienza, veramente sembrava di vedere un bambino che andava a scuola per il primo giorno, un ragazzo felicissimo per apprestarsi ad affrontare questa tipologia di gara bellissima. Venezia qua intanto si è acceso anche la sua sigarettina, non so se fuma. Bisogna vedere se lo sa che è così avanti, perché poi con il lungo ha preso anche altro vantaggio, bisogna sapere se è davanti. Cosso camera impelagato con Sgariboldi per la quinta posizione. Qui se le danno, probabilmente arriviamo anche all'ultimo giro quando leggeremo lì final lap. Intanto Venezia avrà già vinto la sua gara da tre quarti d'ora, che ci siamo anche un po' stancati. L'ha capito, vedi che impegno, l'ha capito. Dico, quando sei, te l'ha capitato, gliel'avrà tu l'hai segnalato. Qualche... Ti è mai capitato di vincere qualche campionato? Campionato intero no, le gare sì. Ti è mai capitato di avere dei momenti in cui dici me posso rilassare tranquillo? No, sempre gare se qualcuno te lo dice. Sì, sono sempre stato così. Poi se ho fatto anche gare dove avevo vantaggio e tiravo come una bestia senza capire. Ah, non te ne fregava niente. Nessuno che. Eccolo qui, Sani prova ad infilare Bruno. Vediamo se ci riesce addirittura un secondo. Ma o era un doppiato, però bravissimo San Nicola, doppio sorpasso. Qualora l'altro non fosse un doppiato, è stato bravissimo. Però errore di staccata da parte forse di Girardi, che mi dicevi prima conoscerlo, forse c'è stato un errore d'ingresso. Mi sembrava una naked, probabilmente sì, no, se non è un doppiato. Hai visto Venezia? Tranquillo. Venezia è arrivato, però guarda. Non sembrerebbe che è sta vero? Recuperando. No, no, non recupera più, però evidentemente un occhio lungo, eccolo qui, con Luca Maggio. Si affronta, presa dall'ultima chicane, prima di entrare nell'ultimo, quello che è l'ultimo giro, vediamo se mantiene la terza posizione che vale comunque una piazza comoda su quello che è il a questo punto l'obiettivo principale da parte di Luca Maggio. Tu sì, dici della che riesce 600. A tenerlo? Dici che lo riesce a tenere? Non lo so. È dura, un con Tommio è dura. E con Tommio è dura, che perché Andrea Tommio è uno che è abituato a non mollare mai. Bel pilottino che cose. Ti sei cercato da combattere. No, io non lo volevo, È arrivato lui e mi hanno detto guarda che c'è anche Tommio. Porca Eva, ho detto. Hai visto? Non lo volevo. Ci proviamo lo stesso perché è forte, lo rispetto. È forte, lo rispetta. Evidentemente stiamo per affrontare quello che è l'ultimo giro. Tra poco Venezia probabilmente potrebbe varcare quello che è il finale importante della sua gara. Venezia ha vinto praticamente, ripeto, William Venezia, sigaretta, ma non me lo fai dire. Oggi sì, Visconti però ha vinto l'altra. Eccolo volta, qui, impennando, William Venezia vince, secondo Visconti, e adesso voglio vedere chi arriva terzo, tra Luca Maggio e Andrea Tommio. Luca Maggio sa benissimo chi arriva terzo, eccolo lì, è Luca Maggio, terzo. È andata, dai che e io facciamo un applauso a Luca Maggio, a Luca Maggio, bravo. E Andrea Tommio, incredibile. Questo momento anche a tratti un po' dai. Un po' bruttarello di un Luca Maggio che si autoapplaude. Bravi tutti, Sgariboldi, Cosso Camera, Bossotto, Perego, Mardegan, Lachin, Trucco di Giacomo De Maria Gherardi, Sani, Bruno, poco bello. A questo punto Luca, facciamo una bella cosa. Diamo la linea Nilo nel parco chiuso che vi intervisterà,
noi torniamo per la parte finale, per fare una chiosa finale, per commentare le classiche parole post, per fare un po' il quadro della situazione su quella che è la classifica. A dopo, ciao ragazzi. Bene, ciao ciao. Com'è andata, Nicola? Bene, divertito. Bene, bene, sì, sono contento. Ieri ero preoccupato, però Sì, ma oggi invece ho sistemato la moto, insomma, tutto bene. Bello, soddisfatto, dai. Anch'io, un po' tanto, stanco, eh? Molto, molto, con questo sole proprio, ma va bene così. Dai, siamo contenti per te. Grazie Nicola, grazie a voi. A te. Grazie. Al parco chiuso con Cosso Camera, com'è andata? È andata che senza feeling sul freno, quello davanti ne avevo molto di più, ma non riuscivo a superarlo. Terzo di categoria va bene, ma c'ho tanto, tanto margine, devo solo prendere feeling col freno. Qua è solo freno accelerazione, se non c'hai la staccata. Però dai, soddisfatto che ho finito la gara, perché non sapevo se riuscivo a finirla per il freno e l'ho finita. Sono terzo, credo, in campionato, secondo, adesso non lo so come la classifica, però dai, va bene. Ho faticato perché faccio fatica io fisicamente, però è andata dritta. Sono partito bene, mi ha passato Tomio che va forte e niente, ce l'ho fatta per quel peletto di più, non mi ricordo neanche dove, che ci siamo passati 3-4 volte. È stata divertente. Andiamo a catturare il sorriso di Luciano Bisconti. Grazie al sorriso. Un risultato eccezionale. Dai, è andata bene, secondo posto che bene o male ci fa rimanere lì a battagliare con Willy, con Venezia. Una bella gara, un paio di errori commessi a me, uno per un errore tecnico, la pompa che mi ha mollato qui in fondo e un'imbardata che però mi ha fatto rimanere col culo sul sellino, per cui è andato bene, dai, sono contento. Casa contento, Varano la salutiamo per quest'anno perché è stata la seconda gara che facciamo consecutiva alla prima, sempre a Varano, per cui siamo contenti, dai. Ci vediamo a Cervesina. A Cervesina. Grazie. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Dopo il parco chiuso l'intervista di Nilo, qui al mio fianco sempre Luca Maggio. Luca, che ha preso 27 punti importanti, Varano 1, Varano 2, ti trovi a 54 nel CRV Expert 600, contento della gara, secco, risposta secca? Sono contento, sì, se arrivi davanti sei contento per forza, sì. Tomio quarto evidentemente, Luca terzo, Bisconti ha detto grande gara al top, nessun feeling da parte di Cosso Camera, molto arrabbiato, ha detto troppo freno, troppo accelerazione freno, non sono riuscito a dare il meglio. Sani, mi sono divertito. Luca, tu ti sei divertito? Io mi sono divertito perché poi ho fatto la lotta con Tomio, ci siamo sorpassati tante volte, abbiamo fatto primo e secondo della 600, sono contentissimo. Poi con lui, che come ho detto lo rispetto, top. E allora, grazie a tutti, grazie a te Luca. Prego. Arrivederci alla prossima gara, ciao! Ciao, ciao. Siamo con il vincitore, Sandro Di Giacomo, contento? Sì? Sì, sono molto contento, è bellissimo, ci si diverte sempre, poi quando si vince è una cosa in più, è molto molto bello. Addirittura mi sembra di essere arrivato davanti a un expert, quindi oggi una soddisfazione in più. Il premio ha la sua importanza, certo. Quindi sono contento, sono davanti nella classifica, tanta tanta roba. Qual era l'avversario che temevi di più? Il secondo, che eravamo a un centesimo questa volta, la volta scorsa era staccato un po' di più, questa volta avevamo un centesimo di differenza e quindi pensavo di non farcela. Tra l'altro all'inizio, essendo mischiate le griglie, avevo dei mille che mi hanno dato fastidio, ho preso del margine, è stato bello andarlo a recuperare, è venuto nel video e quindi tanta roba. Queste sono le cose belle, l'adrenalina e l'emozione è altissima quando devi inseguire qualcuno e se lo passi sai che hai vinto. Bello. Grande soddisfazione, bravissimo. Sì, bellissimo, grazie. Grazie a te. Grazie a te. Tanto. Ciao, ciao.